Quando è cominciato questo amore? Allora, questo è un amore che è cominciato fin da quando ero bambina. Non so da dove in realtà, perché in famiglia sono l'unica che effettivamente gli piace il pallone. E l'unico ricordo che ho è che invece di giocare con le bambine, quindi mie coetanee, mi attirava molto di più giocare con i bambini. E l'unico ricordo vivido che ho da quando sono piccola, ecco. Diciamo, dove sei nata? Allora, io sono di Torrita di Siena, è un paesino in provincia di Siena e praticamente tuttora sono ancora lì. Una cosa importante, per un certo periodo, visto che ti piaceva il calcio, roba del genere, sei stata costretta a giocare nelle squadre maschili. Sì, esatto, se andate a chiedere a Torrita si ricorderanno sicuramente, spero positivamente. Ho giocato per 4 anni nella squadra maschile del Torrita e nulla, è stato delle belle annate. Senti, che esperienza hai di quei momenti dove hai cominciato a entrare in campo, a vedere le prime partite, come ti vedevano gli avversari? È stato un approccio abbastanza particolare su tanti punti di vista. Ci sono state tante avversità, come il pregiudizio, tante cose, anche se poi alla fine diventa, diciamo, una routine, quotidianità, quindi con l'innocenza, la spensieratezza della bambina non ci facevi neanche più caso. Però sì, c'erano tanti momenti, tante opinioni, diciamo così. Senti, una cosa importante, anche nello spogliatoio dovevano trovarti un luogo per te. Esatto, allora in realtà mi sento abbastanza fortunata perché almeno nella mia struttura a Torrita, quando giocavo lì, avevo il mio spogliatoio. Che poteva essere anche abbastanza improvvisato, dipendeva dai casi, o dalle partite, o eccetera, insomma, c'era diversi spogliatoi che potevo avere, che potevano essere lo sgabuzzino, lo spogliatoio dell'arbitro, un gabbiottino a caso, quindi qualsiasi cosa era utile, ma tanto era solo un passaggio per poi arrivare in campo. Il tuo ruolo te lo sei scelta o hai cominciato con un altro ruolo? No, allora io ho fatto il primo anno che ero punta. Poi, man mano che cambiavano i mister e andavano avanti gli anni, mi sono abbassata fino a essere un terzino. E poi in realtà il mio pensiero è basta giocare anche portiere o qualsiasi ruolo possibile, basta entrare in campo assolutamente. Mi presto molto, non è un problema. Poi tra l'altro ora va di moda anche tra i maschi importanti, il terzino è un'ala in realtà. Sì, viene usato, diciamo, a tutto campo e effettivamente anche come piace a me quel ruolo lì. Tant'è che se avessi avuto una possibilità di scelta avrei deciso anch'io, se fossi stata in mister, di fare un terzino a tutto campo. Cioè, nel senso, con le mezzali strette per avere più spazio per fare le falcate. Qual è stato il momento del cambio dove dai ragazzi con cui giocavi sei passata a una squadra femminile? Allora, io dalla prima media alla terza media ho fatto il maschile, quindi 3 anni ma 4 stagioni se non erro, e praticamente dalla terza media sono stata convocata per la rappresentativa toscana e da quel momento in poi, dall'estate della terza media che ho fatto la rappresentativa, a settembre mi sono subito iscritta qua ad Arezzo e effettivamente è 6 anni che sono qua, da quel momento lì. Hai visto passare anche i momenti dove il calcio femminile non era poi così considerato come lo è ora. Molto è stata la nazionale femminile che hanno capito, anche Sky ha capito, che c'era stato un ascolto incredibile. Sì, assolutamente. Almeno per quanto riguarda la mia realtà, ho iniziato ad avere altri coetanei a cui piaceva il calcio solo in questa realtà qui che è Arezzo. Tipo nel mio paesino sono stata l'unica. Poi negli anni sono arrivate altre ragazze, infatti è stato stupendo poi dopo rincontrarsi. Per quanto riguarda nazionale, sì, assolutamente. Il mondiale ci ha aiutato tantissimo per un discorso mediatico. Ci ha fatto conoscere la gente e ci ha fatto voler bene sicuramente. Detto questo, sì, sono molto contenta di quello che hanno portato avanti la nazionale e che tuttora portano avanti. Senti, la tua famiglia ti segue? Sì, allora, tipo, mamma molto più di babbo, che è abbastanza particolare come cosa, però sì, mamma si è molto affezionata a questo sport, a me, alle ragazze, mi chiede piuttosto di loro che di me, più che altro, e no, assolutamente, sono molto attaccati, vengono quasi sempre a vedermi quando posso. Quale hobby hai
oltre la palla? Ok, oltre al calcio diciamo che ho un sacco di hobby, che sono la fotografia, l'arte, la pittura, principalmente tutto quello che riguarda il mondo artistico. Senti, ti piacciono gli impressionisti, visto che ti piace la pittura, queste cose? Sì, diciamo che l'impressionismo l'ho approcciato nell'ultimo anno di quinta superiore e è un movimento che mi è piaciuto molto, una corrente artistica e non è niente male, mi piace l'idea di base. Senti, ti piace forse più quello che è il futurismo, queste cose qua, rispetto a quello lì o oppure ti piace un approccio con tutta l'arte? No, assolutamente, io credo che l'arte, sì certo ci può essere un gusto personale, però è rispettabilissimo ogni pensiero che porta a quel movimento, a quella corrente, tipo l'impressionismo è nato perché effettivamente volevano ricreare il primo colpo d'occhio che veniva dato alle cose. A me piace il pensiero dietro all'arte più che altro, come ho detto ora dell'impressionismo. Senti, c'è qualche libro, qualche poeta che ti rappresenta in modo particolare, visto che ti piace questo mondo? Oddio, ora su dei piedi non mi viene, sono sincera, quindi non so, potrei cadere nel banale, ma evito. Senti, allora, come ultima battuta, parliamo di musica. Che tipo di musica ti piace? Qual è la musica che ti accompagna in campo? Allora, in realtà anche qui ho un sacco di artisti che mi piacciono e devo dire la verità, non ho una playlist specifica, dipende molto da come mi sento quel giorno, se sono triste, contenta, allegra, dipende molto da quello, in base al mio umore poi cerco l'artista che lo rispecchia di più, anche e soprattutto per le partite. Quanto ti stai divertendo quest'anno, a parte l'incidente? Diciamo che tutta la stagione, che per me è stata breve purtroppo, Mi sono divertita molto perché dopo l'infortunio è stato difficile tornare effettivamente al 100% in campo e appena lo sono stata, quindi poche partite, è successo l'inevitabile e mi sono rifatta male. Senti, l'ultima battuta che non te la faccio io ma te la fa un ragazzo che si chiama, un tecnico nostro importante che si chiama Fabio Bianchini, e lui mi ha detto: perché non gli chiedi che emozione ha avuto in un momento particolare di una qualsiasi partita che ti ha creato un ricordo che ti appartiene? Beh, sicuramente è stata la partita in Coppa Italia, dove sono entrata praticamente allo scadere della partita e appena sono entrata ho fatto subito gol. Quasi una sostituzione da calcetto, però è stata una bella sensazione, anche perché non sono troppo familiare con il gol visto il ruolo, però diciamo che gli ultimi minuti il mister mi ha messo come centravanti e c'è stata l'occasione e l'ho colta in pieno. Sicuramente è stata che partita era? Era la partita contro la Lucchese in Coppa Italia. Ruolo? Centrocampista. Quanto ti piace il pallone? Tanto, dato che è 19 anni che gioco, è una passione grande. Quando è cominciata tutta questa? Eri piccolina? Avevo 3 anni, avendo un fratello più grande, visto che lui giocava, mi sono appassionata sempre di più e negli anni ho proseguito sempre. Senti, in famiglia ti sono venuti incontro subito oppure sono rimasti stupiti da questa tua passione? All'inizio un pochino sì, sono un po' rimasti stupiti perché essendo anche una femmina comunque sia, a mia mamma non era tanto propensa, però poi ha provato anche a portarmi a fare altri sport, però alla fine anche a lei è sempre piaciuto il calcio e quindi mi ha sempre acconsentito, mi ha sempre portato tutte le partite, tutti gli allenamenti fino ancora ad oggi. Senti, hai cominciato a giocare in una squadra maschile? Sì, nel Cortona Camuscia, dove abito, a Cortona. Ma che sensazione avevi quando la prima volta che sei entrata in mezzo a tutti questi ragazzacci che ti guardavano stupiti? Ma innanzitutto parecchi erano anche i miei compagni di classe, quindi bene o male mi sono sempre trovata molto bene, mi hanno sempre accolto volentieri, non c'è stata nessuna, come dire, differenza, diciamo.
Le squadre avversarie cosa facevano? Un po' mi prendevano in giro, vabbè, normali, c'è una femmina, gioca, tutte queste cose, però poi dopo vedevano giocare e un po' rimanevano anche stupiti. Tra l'altro si può anche dire una cosa, il tempo sta cambiando l'approccio del calcio femminile, perché ci sono le scuole calcio femminili, stanno venendo fuori, perciò non c'è più quel senso di andare una ragazza a giocare con le squadre maschili, ma... Sì, assolutamente, ora, dato che comunque si è aperta questa cosa, che nascono delle società direttamente femminili, parecchie bambine infatti approdano lì e iniziano a crescere nel femminile direttamente, anziché passare dal maschile. È una grande cosa, più che altro per il movimento calcistico femminile, e speriamo che negli anni più avanti cresca sempre di più. Anche te hai avuto l'impressione che tutto cambiasse quando la nazionale italiana e Sky hanno cominciato a far vedere le partite? Perché le prime partite magari, oh, ma ci giocano le donne, poi dopo magari dice, ma però sono brave. Sì, no, assolutamente, c'è stato un cambiamento radicale, si è visto, è stato detto e visto da tutti, è stato un gran bene per il movimento femminile, è stato una cosa grandiosa. Quanto ancora soffrite del fatto di non poter essere considerate professionistiche o semiprofessionistiche, visto che parecchie di voi gli tocca lavorare, perché altrimenti non potrebbero fare entrambe le cose? È abbastanza, direi, io lavoro infatti, però la nostra secondo me è anche più passione rispetto a quella di calcio maschile, c'è una cosa anche difficile da spiegare secondo me, però piano piano arriveremo, secondo me arriveremo all'obiettivo che ci aspetta. Che poi voi siete donne, cioè sappiamo quando prendete di mira un progetto, insomma, perlomeno non siete come i maschi che di solito lo lasciano per strada, se è troppo difficile voi lo portate avanti. Assolutamente sì, è una cosa che noi abbiamo nella nostra mentalità di portare a termine un obiettivo sempre. C'è qualcuno, qualche giocatrice in Serie A che ti piace, che vorresti magari poter fare qualcosa di simile? Boattin, giocatrice della Juventus, mi piace molto, essendo un terzino anche nel mio ruolo, però mi piace molto come gioca. Poi c'è Giacinti nel Milan, essendo anche tifosa milanista, per me tanta roba. Ce ne sono tante altre, Sara Gama, le più insomma. Sei un centrocampista di quelli col piede dolce oppure di quelle che ha grandi contrasti? No, più piede dolce. Sì. Sì, contrasti pochi, ma ci devo lavorare parecchio. Senti, è un momento felice questo per l'Arezzo Calcio Femminile. Avete vinto una partita difficilissima domenica con una squadra, insomma, parliamoci chiaro, difficile sto campionato, eh? Molto, molto, ma cioè, lo sapevamo, ce l'aspettavamo e infatti cerchiamo ogni settimana di prepararci al meglio per arrivare domenica pronte. È molto difficile rispetto agli altri anni, sicuramente, più impegnativo, squadre molto più toste, però stiamo lavorando bene, almeno per ora, vediamo un po'. Poi tra l'altro gli innesti che sono stati fatti sono entrati in un gruppo che si vuole bene. Che questa è l'armonia, no? Sì, no, sul gruppo cioè, non c'era di niente, perché siamo come ci siamo trovati l'anno scorso, anche grazie all'innesto di nuove giocatrici quest'anno, è andata tutto bene, sempre un piacere venire a allenarsi, a giocare a domenica, cioè anche nel pullman ci si trova veramente bene tutte. E quindi questa è una grande cosa perché fa bene al gruppo e dopo i risultati vengono anche grazie a questo. Chi è la DJ del gruppo quando siete nel pullman, che tornate a casa che avete vinto? La Cirri, la Marghe, è lei che mette tutta la musica, attacca tutto lei. Ah sì? Ma la musica che piace a te quando entri in campo qual è?
Ma io ascolto un po' di tutto, ogni genere, da Ligabue posso passare a, non so, alle band, a qualsiasi musica, non ho proprio un genere preciso. Senti, sei rimasta stupita della band italiana che ha vinto ora? Sì, molto, ma sono bravi parecchio. Una partita che può essere una partita difficile potrebbe essere la colonna sonora per entrare in campo di tu. Sì, danno carica, sono canzoni parecchio motivanti, quindi sì. C'hai qualche altro hobby nella tua vita? No, sinceramente no, io vedo il calcio e basta. Leggi qualcosa? Sì, ti capita? Sì, leggere qualcosa così mi capita, però non mi ci soffermo nemmeno tanto, ma per una questione mia caratteriale più che altro. Sei una che si dà oppure sei un po' ritirata nelle manifestazioni del tuo carattere? No, io do e spero di ricevere sempre, però mi hanno sempre insegnato che è giusto dare quanto è giusto ricevere. Ho capito una cosa, che sopra la tua testolina tu fossi un fumetto, ci sarebbe un pallone e una lettera B. Speriamo tanto, ci si prova, ci si crede, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Ancora è lunga, non si può dire, però lavoriamo per questo.